appuntamento di Terzo Tempo, la trasmissione ideale a Gianni Arpi per la Gazzetta Ionica. Un weekend sportivo che ha visto molte squadre della Riviera Ionica vincere incontri nei vari tornei, da iniziare la Lecce a Mensa fino al campionato di terza categoria e anche nel calcio a 5 maschile e femminile. Per quanto riguarda invece la classifica, notiamo con piacere che in pratica in due campionati ci sono due squadre della Riviera Ionica in testa alla classifica, vale a dire nel campionato di seconda categoria è balzato la nuova indipendente in vetta, mentre nel campionato di terza categoria abbiamo questo binomio tra Aliterme e Mandanisci che sono in testa al girone B del campionato di terza categoria. Ovviamente altre squadre premono, come lo Sporting da Urbino nel campionato di promozione che si trova a un punto dei Tre Castagni e quindi prima o poi potrebbe balzare in testa a questo torneo. Ospiti di questa sera, buonasera a Carmelo Rigo, allenatore della squadra dell'Agostiniana di seconda categoria. Buonasera a tutti. Buonasera anche a Francesco Ferraro, giocatore, giovanissimo giocatore del settore giovanile della squadra della Ionica, prima in classifica nel campionato regionale giovanissimo. Buonasera. Buonasera anche a Filippo Ragusa che sta portando in alto il Livorno nel campionato di terza categoria. Buonasera Pippo, grazie per l'invito alla Gazzetta Ionica e al direttore Gianni Arpi e Prestia, grazie. E un bentornato diamo a Clara che ci ha lasciato la scorsa settimana perché era a letto con la febbre. Ora stai bene? Abbastanza. La voce ancora non è del tutto però. E si sente, la voce non è perfetta però i risultati però dobbiamo risultati, dare. Esatto. Iniziamo con il campionato di eccellenza girone B, risultati e classifica. Acireale Eccellenza Girone B. Acireale Città di Rosolini 1-0. Catania San Pio Città di Vittoria 0-2. Città di Scordia Taormina 2-0. Città di Siracusa Castelbuonese 2-1. Igela Virtus Barcellona Città di Messina 0-0. Modica Giale Calcio 3-1. Paternò Sporting Via Grande 1-1. Riposava Sport Social Milazzo. Per quanto riguarda la classifica, allora via Città di Vittoria 21, Sporting Milazzo e Città di Scordia 20, Città di Siracusa 18, Castelbuonese 16, Catania San Pio e Igela Virtus Barcellona Sporting Via Grande 15, Modica Acireale 14, Giale Calcio 12, Città di Rosolini e Città di Messina 8, Taormina 7, si conclude con Paternò 5. Mister Bianco riserviva. Un campionato questo di eccellenza che vede alternarsi delle squadre in testa alla classifica. Per quanto riguarda questa settimana, in testa troviamo il Vittoria, come diceva appunto Clara, con 21 punti, poi c'è un duo nella Piazza d'Onore che appunto sono il Milazzo e lo Scordia. Carmelo Rigono, c'è questo da Urbino che quest'anno riesce ad ingranare. Secondo te si deve aspettare il girone di ritorno per vedere il Taormina? Il Taormina, io ho visto la prima partita contro il Milazzo, ha perso in casa, però una squadra molto giovane. Mister De Cento è un allenatore molto preparato che lavora molto bene con i giovani. Penso che magari con l'inizio del campionato del girone di ritorno vedremo un altro Taormina che si farà valere in campo. Un Taormina che dovrà affrontare il Paternò, una partita importante, diciamo che è lo snodo di questo campionato, visto che il Paternò si trova al penultimo posto in classifica e quindi a 3 punti dello stesso Taormina. Vincendo questo incontro potrebbe allungare in classifica e Taormina e quindi lasciarsi già il mister Bianco è fuori perché è stato escluso dal campionato, si è ritirato e ovviamente un'altra squadra, il Paternò, se non si rafforza potrebbe essere un'altra candidata a scendere. E queste sono di quelle partite che devi vincere più che altro per il morale e per avere fiducia in se stessi. Penso che con questa partita il Taormina possa fare quel balzo in avanti e recuperare delle posizioni. Secondo te questo Siracusa che è stato costruito per vincere il campionato invece si è trovato di fronte a tante squadre abbastanza forti? Già da un paio di anni il campionato è molto livellato, poi quest'anno con l'eliminazione di un girone di Serie C molti talenti hanno preso parte a campionati minori. Cioè le squadre sono molto più organizzate, e c'è molto più bagarre per la testa della classifica. Sicuramente il Siracusa è stato fatto per vincere il campionato, però anche il Vittoria da anni insegue questo sogno e penso che fino alla fine si contenderanno il primato. Bene, lasciamo il campionato di eccellenza e passiamo al torneo di promozione.
Clara, i risultati e le classifiche di questo girone C del campionato di Monza. AC San Filippo Randazzo 5-1, AC Sant'Antonio Atletico Pedara 1-3, Città di Randazzo Troina 1-1, Forza Calcio Spadaforese Ionica 2-1, Promeda Mende Real Aci 2-0, Sporting Taormina Pistunina 2-0, Torre Grotta Città San Filippo del Mela 3-0, Trecastagni San Gregorio 4-0. Per quanto riguarda la classifica, vi è Trecastagni 26 a seguire con Sporting Taormina 25, Atletico Pedara 23, Troina 20, Promende 18, Forza Calcio Spadaforese 18, Ionica 16, Pistunina 15, Aci Sant'Antonio ed Elaci 14, Città di Randazzo 13, Torre Grotta 12, San Gregorio 11, Aci San Filippo 6, Città San Filippo del Mela 4, Randazzo 2. Troina e Atletico Pedara hanno una partita in meno. C'è questo testa a testa tra i Trecastagni e lo Sporting Taormina in questo girone C del campionato di promozione, però non sono da sottovalutare, soprattutto l'Atletico Pedara che ha 23 punti e lo stesso Troina che fa risultati in casa, però stenta un po' in trasferta. Filippo Ragusa, che ha giocato tutti questi campionati, quest'anno dovrebbe essere la volta dello Sporting Taormina dopo tanti spareggi persi per salire in eccellenza. Penso di sì, lo Sporting Taormina è una squadra ben equipaggiata per il salto di categoria, è un mix fra giocatori di esperienza e giovani molto interessanti e logicamente credo che sia una delle maggiori candidate per vincere il campionato. Secondo te questa Ionica, che era partita forte, perché sta stentando? Tre sconfitte consecutive. Ma ha avuto un periodo di appannamento, diciamo che tra virgolette sta rifiatando, ma sono sicuro che potrà dire la sua fino alla fine del campionato con Mister Filormo, che è un allenatore molto esperto, anche la compagine come per il Taormina è una compagine formata da giocatori importanti di categoria superiori, giovani molto interessanti e quindi magari avrà avuto un momento un po' di difficoltà in questo ultimo mese, ma sono sicuro che si riprenderà presto e lotterà magari non direttamente per il campionato ma per i playoff sicuramente. Carmelo Rigano, tu che conosci bene l'ambiente taorminese, secondo te questo Sporting Taormina quest'anno che deve avere i Trecastagni oppure Atletico Pedara e Troina che sono là? Ma momentaneamente deve tenere i Trecastagni e poi se stesso, però io vedo bene, molto bene il Troina, anche perché è una squadra che piano piano si sta facendo avanti. Io l'ho vista giocare qua a Santa Teresa, è venuta a giocare la partita a viso aperto senza mai tirarsi indietro. Comunque penso che il Taormina abbia una marcia in più rispetto a tutte quante le altre squadre e penso che alla lunga riuscirà a vincere il campionato. La classifica in questo momento dice che il Taormina è il miglior attacco e il migliore difesa, quindi già questo deve far pensare, appunto, perché il miglior attacco e il miglior difesa. Ci ha avuto una partenza un po' incerta, un po' lenta, ha perso due partite, però ora è una macchina da gol, ne prende pochi e perciò alla fine chi segna tanto riesce a portare punti a casa. Per parlare delle squadre vicine a noi, Ionica e Pistunina. Ma la Ionica purtroppo sta vivendo un periodo un po' opaco, era partita abbastanza bene, si è trovata per parecchio tempo in testa alla classifica, ora qualche infortunio forse in attacco, magari qualcosa che non va e sta perdendo qualche punto. Pistunina alla fine penso che sarà sempre la solita squadra caparbia che riuscirà a trovarsi nelle zone alte della classifica per lottare per i playoff. Francesco Ferrante, facciamo parlare della tua Ionica, non quella giovanissima, però quella di promozione, quella a cui voi giocatori ambite a giocare, come ci sono tanti tuoi già compagni che stanno giocando in questo torneo di promozione. Come la vedi questa squadra? Ma secondo me, come ha detto il mister Rigano, la Ionica è una squadra che può lottare per i playoff tranquillamente, perché si è visto dall'inizio del campionato che stava salendo, che era, si trovava nelle prime posizioni e ora però purtroppo non è scesa, ma
e potrebbe, però con il passare del tempo, il mister e tutti gli altri potrebbero tranquillamente risalire. Ma Enzo Pilormo, discorsetto a voi che siete in testa alla classifica in questo momento del campionato giovanissimo regionale, però affatto qualcuno di voi potrebbe andare già quest'anno a giocare nel campionato di promozione? No, vabbè, ancora per il campionato di promozione è troppo presto, magari qualche allievo di più, perché noi ancora giovanissimi non possiamo per il regolamento più che C'è un prossimo turno spavillante, Carmelo Rigono. C'è questo derby tra lo Sporting di Taormina e appunto la Ionica di Santa Teresa. Purtroppo, come ben sappiamo, non sarà possibile poter vedere questo derby qua al comunale di Santa Teresa. Un peccato per la cittadina di Santa Teresa, perché penso che sarebbe stata una partita con il comunale strapieno. Ma ancora non si sa dove verrà fatta questa partita e purtroppo sarà anche a Porte Chiuse. È uno spettacolo che mancava da tanto tempo qua a Santa Teresa ed è un peccato non poter assistere a tale spettacolo. Loro hanno fatto il ricorso, ovviamente si dovrà attendere quantomeno mercoledì per vedere se si giocherà, in quale campo si giocherà e se si giocherà ancora a porte chiuse, oppure magari avranno lo sconto di una settimana e si potrebbe giocare anche a Santa Teresa. Ma non penso proprio che ci saranno degli sconti, perché la Lega da certi punti di vista sconti non ne fa. E penso che questa volta non farà sconto neanche alla Ionica. È un peccato, torno a ripetere. Io stesso aspettavo tanto questa partita perché due squadre ben attrezzate, due grandi società, e sarebbe stato bello vedere questa partita. Purtroppo non possiamo. Secondo lei Trecastagni avrà vita facile sul campo del Pistonina con la squadra di Nellomiano? Ma no, perché conosciamo bene Nellomiano, un allenatore abbastanza preparato, che da tanti anni che allena queste categorie, molto esperto, e le sue squadre fino alla fine danno vita dura a tutte le squadre. Il Trecastagni sicuramente andrà per vincere, però non è detto che farà risultato, forse potrebbe anche perdere. Passiamo invece alla prima categoria, vediamo il risultato del girone e la classifica. Camaro Atletico Messina 3-2, Despor Piaggi Orsa 2-2, Giardini Naxos Atletico Taormina 2-2, Mediterranea Linz Ramet 2-0, Messana Venedico 1-3, Real Rometta Gescal 1-1, Robur Pompei 2-2. Per quanto riguarda la classifica, Camaro 22, Venedico 16, Atletico Messina Giardini Naxos 15, Atletico Taormina 14, Orsa 13, Desport Gaggi e Mediterranea Nizza 12, Pompei 11, Messana 10, Robur 9, Ramet Gescal 7, Real Rometta 4. Beh, Carmelo Rigono, un Camaro che allunga sempre di più in classifica, una squadra diciamo, che dovrebbe vincere questo campionato, le squadre della Riviera Ionica invece sono molto in ritardo, la Mediterranea Nizza è un po' in ripresa. Beh, il Camaro fin dall'inizio è stata allestita per vincere il campionato e non sta tradendo le aspettative. Dietro, diciamo, quello mi sarei aspettata magari l'Atletico Taormina, che è un po' più attardata. Poi c'è anche l'Atletico Messina, che ha fatto una campagna acquisti molto importante e questa settimana ha perso il derby proprio col Camaro, era lo scontro diretto. Per quel che riguarda le squadre della nostra riviera, mi ha sorpreso in maniera positiva il Giardini Naxos. Non pensavo che a questo punto del campionato si poteva trovare in quella posizione. Devo fare i complimenti al mister e a tutta la squadra. Mister Francesco Brunetto, giovane Sì, allenatore. infatti, mister Brunetto, ho visto la partita con Nizza, ho visto che è una squadra molto solida, caparbia, lotta fino alla fine per ogni partita. Il Nizza, di contro, è una nuova arrivata in prima categoria, è una squadra molto giovane, forse gli manca qualcosina in avanti per segnare qualche gol in più. Comunque di contro ha una buona difesa, abbastanza solida. Poi abbiamo l'Atletico Taormina, che è una buona squadra, infatti si trova nelle zone alte della classifica. Penso che fra quelle della nostra riviera è quella che può ambire maggiormente ai playoff. Poi c'è questo Venedico di Ciccio Mangano che fa alti e bassi, trova sempre quasi al secondo posto. Sì, infatti il Venedico, anche questa è una squadra all'inizio magari
partita un po' più in sordina, però sta dimostrando di essere un ottimo organico e si trova in un'ottima posizione al secondo posto. Filippo Ragusa, come si può spiegare questa classifica della Roma? L'anno scorso era partita abbastanza forte, quest'anno invece stentano un po'. Secondo te? Ma magari ha avuto un inizio un po' difficoltoso, magari dovuto a qualche giocatore che ancora non è entrato in condizione, ma sicuramente l'organico di Mister Ruggeri è un organico che potrà dire la sua fino alla fine del campionato. È una squadra difficile da battere, soprattutto alle due anni, ed è formata da giocatori di esperienza come insomma Galletta, Principato, c'è Fulvio Rosiglione, eccetera. Voglio dire, una squadra che ha tutte le carte in regola per riprendersi. Forse ha perso questo Galletta, mi sembra che è stato squalificato per 3 settimane, influisce 6 settimane, e ovviamente influisce negativamente, soprattutto in avanti, la Roma stessa. Certo, sicuramente, perché è un giocatore che ha giocato in categorie superiori, è un giocatore di esperienza, e logicamente è un'assenza che poi alla fine peserà su quello che è l'andamento della squadra. Dato per assodato che il Camara possa vincere il campionato, secondo te tra le squadre ioniche chi vede meglio? Oltre all'Atletico della Formina che... Ma guarda, sia il Nizza che anche la Roma stessa, ancora il campionato è lungo, quindi è facile riprendersi facendo anche un filotto di 2-3 vittorie di fila consecutive, e quindi approdare nelle zone alte della classifica. Voglio dire, il campionato è ancora lungo e ci sono margini insomma di ripresa. Bene, passiamo alla seconda categoria. Clara, vediamo i risultati di questo girone F. Allora, Agron Savoca F4 Ghibellina 1-1, Nuovo Indipendente Antillese 2-0, Piedimonte Ateneo Club Inter 2-2, Spala Conale Trioni 0-0, Sporting Club Giardini Agostiniana 2-1, Riposava Sant'Alessio. Per quanto riguarda la classifica, vi è Nuovo Indipendente 10, seguita da F24 Ghibellina 9, Sporting Club Giardini 8, Sant'Alessio 7, Agron Savoca 7, Le Doiani 7, Antillese 5, Piedimonte Ateneo 5, Agostiniana 4, Sparagona 4, Club Inter 1. Carmelo Rigolo, parliamo del tuo campionato. Adesso tu avete l'Agostiniana, 4 punti in classifica, forse meriterate qualcosa in più alla luce di tutte queste partite. Sono 5 partite, ma siamo già nel campionato. Sì, infatti è un campionato molto corto, 11 squadre. E noi ci ritroviamo a 4 punti, diciamo che con i 6 e con i ma avremmo dovuto avere 9 punti, ma la classifica dice 4. L'ultima partita, quella di ieri, è stata una partita stranissima, una partita secondo il mio punto di vista dominata per l'intera gara e poi decisa da 3 episodi, perché 2 autogol da parte nostra e un calcio di rigore sbagliato. Potevamo andare sul 2-1, invece abbiamo preso il 2-1. È stata così, l'abbiamo persa. Una squadra, la tua, fatta un po' a stenti, diciamo, quasi all'ultimo momento, però una squadra che si sta trovando bene, pur essendo matricola in questo girone F del campionato di seconda categoria. Ma diciamo che all'inizio ci sono state parecchie difficoltà per allestire una squadra più o meno competitiva per la permanenza in seconda. Di contro abbiamo lavorato abbastanza duro per poter metterci in carreggiata e ad oggi mi ritengo soddisfatto del lavoro svolto. Forse avremmo dovuto avere qualche punticino in più, però diciamo che c'è un campionato abbastanza livellato e ancora i margini per migliorare, per risalire ci sono. Una sconfitta un po' rocambolesca quella che avete partito a Giardini con lo Sporting Giardini. Eh sì, purtroppo capitano di queste partite, bisogna accettare il risultato, andare avanti e pensare che abbiamo fatto un'ottima prestazione a prescindere dal risultato, che ci fa sperare per il prossimo turno dove avremo di fronte l'attuale capolista, l'Indipendente. Filippo Ragusa, visto dall'esterno questo campionato di seconda categoria, forse qualche ispezione di partita che già l'hai visto, ti ha impressionato di più?
Sì, effettivamente è un bel campionato formato da tutte squadre ioniche, ci sono derby interessanti e purtroppo, come diceva Carmelo, però secondo me è un campionato troppo corto, sostanzialmente formato da 11 squadre, di cui una riposa, e quindi ne patisce tra virgolette anche la competizione, perché già con due vittorie tu puoi lottare per i playoff e con due sconfitte potresti lottare per i playout. Fermo restando che, voglio dire, ci sono delle ottime squadre, tutte, come dicevo prima, della Riviera Ionica, e di questo ne beneficia sicuramente lo spettacolo con i vari derby che ci sono stati e che ci saranno in futuro. Tu lo scorso anno hai affrontato sia la Costignana sia il Sauve. Secondo te sta facendo bene, anche se tutte e due le squadre stanno giocando un buon calcio? Ma attualmente, diciamo, bene stanno facendo tutte e due. Un po' meglio il Sauga, perché magari ha avuto più tempo per allestire la squadra. Il presidente Impellizzeri, insomma, già aveva programmato fin dall'anno scorso il campionato di seconda categoria, facendo il salto direttamente dai playoff. E quindi, logicamente, ha allestito una squadra competitiva e i risultati si stanno vedendo. Per quanto riguarda la Costignana, devo fare anche i complimenti, perché come matricola si sta comportando bene. Ho visto io, insomma, la partita contro il Letoianni, dove hanno pareggiato 0-0, ma ci sono giovani interessanti, la squadra gioca bene, di Carmelo, e quindi secondo me non avranno problemi per quella che è una salvezza tranquilla, sostanzialmente. Carmelo Rico, tu hai visto un po' quasi tutte le squadre, sia giocando contro, sia magari stando sulle tribune. E questo Ghibellina è la vera forza di questo torneo? Ghibellina ha avuto modo di vederlo sabato contro il Saura. Effettivamente è un'ottima squadra, gioca abbastanza bene al calcio. E secondo me manca un po' di qualcosa in attacco. Forse è stata anche la bravura della difesa savoiese, che ha saputo contenere la Valle, che diciamo che è il loro punto di forza in avanti. Però è un'ottima squadra, gioca bene a calcio, ma quando è in casa magari sul campo in erba riesce ad approfittare di più di questa loro dote. Al di là di un campionato ridotto, come dicevamo, con solo 11 squadre, in questo torneo però si segna poco. E c'è un livellamento in alto o in basso? Diciamo che il livello non è male. Come tutti gli altri campionati, anche quello di seconda categoria ha il piacere di avere giocatori importanti di categorie superiori. Diciamo che le squadre ormai si attrezzano abbastanza bene, cercano di curare bene la parte difensiva, la fase difensiva, e perciò magari si fanno meno gol. Però penso che ci saranno anche partite dove lo spettacolo sarà bello. Una domanda dal punto di vista logistico: lo scorso anno avete giocato a Sant'Alessio e quest'anno continuate a giocare a Sant'Alessio, pur essendoci un campo di calcio a Forza d'Aiola? Sì, questa purtroppo è per una questione anche di comodità, diciamo, tra virgolette, perché viene un po' scomodo arrivare fino alla Scifina. Abbiamo tutti i ragazzi che vengono da fuori e magari per agevolarli dal punto di vista degli allenamenti abbiamo preferito giocare a Sant'Alessio. Poi diciamo anche che il campo di Sant'Alessio è un campo più grande che permette magari di giocare meglio il pallone. Il campo di Scifi purtroppo è un campo piccolino e magari non rispecchia a volte quelle che sono le capacità di una squadra. Dei tanti giocatori che hai, soprattutto quelli giovani, chi ti sta dando più soddisfazione, diciamo, dal punto di vista degli allenamenti, magari delle partite? Ma guarda, io voglio ringraziare tutti i ragazzi perché mi seguono abbastanza durante gli allenamenti, e perciò non ho uno in particolare. Ho una squadra molto giovane, ho fatto qualche tempo addietro la media della squadra di 23 anni, e fermo restando che ho un giocatore del 76 e uno che è dell'81, che innalzano un pochettino la media. Per il resto ogni settimana gioco quasi sempre con 3,96, 2,96 o 97, cioè ne serve uno, io ne faccio giocare tre, perché meritano e perciò è giusto che vadano in campo. Come un allenatore sei stato abbastanza diplomatico,
questo Zohirri sta dando qualcosa in più alla squadra rispetto allo scorso anno? Ma Amin è un calciatore dalle grandi doti, ancora quest'anno non si è espresso al meglio, domenica ha segnato, ha fatto un bel gol, ha fatto un'ottima partita, però Amin ha dei margini di miglioramento enormi. E poi ci sono dei giovani francesi tipo Carciotto, che il calcio ce l'hanno nel sangue di famiglia. Sì, infatti, quest'anno con noi abbiamo Francesco Carciotto, che è di Forza D'Agro, Straguzzi, abbiamo Camelia, Lombardo. Quest'anno diciamo che la squadra ha un identità più forzesi. Sì, rispetto allo scorso anno sì, abbiamo più giocatori forzesi. Però anche gli altri ci tengono alla maglia e perciò ogni settimana scendono in campo con la stessa, con la giusta determinazione per fare risultato. Purtroppo non sempre va bene. C'è una prossima domenica per quanto riguarda queste partite, un po' anche ancora incandescente. Sì, la prossima settimana... Con tanti derby, come so, domenica. Ogni settimana ci sono derby, anche questa settimana ci sarà. C'è un Leviani-Savo, per esempio. Tutte belle partite. Leviani-Savo è una bella partita, ho amici che giocano... E poi Agostiniano, ovviamente, noi indipendenti. Sì, infatti noi giocheremo contro la capolista, ho avuto modo di parlare con qualche giocatore del Furci che mi ha augurato di riprenderci, però dice speriamo dalla prossima settimana in poi. Beh, adesso ci ascoltiamo le interviste che abbiamo realizzato dopo la partita noi indipendenti Antillese con il risultato di 2-0. Hanno parlato il tecnico della squadra furcese Mimocchino e anche l'attaccante Dragos Vlade. Per quanto riguarda invece l'Antillese, l'intervista è con Nino Patota, che è il direttore sportivo. Per questo incontro abbiamo anche il gol di Cutroneo direttamente da calcio d'angolo. Siamo con l'attaccante della nuova indipendente Dragos Vlad, 2-0, una vittoria importante per voi, che in pratica vi metti in cima alla classifica. Sì, per oggi abbiamo vinto e siamo capolista e abbiamo fatto una partita buona. Una partita buona, dai. Una partita in cui in pratica è un successo che porta. Non mi sembra che tu hai segnato oggi. No, però lavoriamo tutti per la squadra, siamo una squadra e non importa qui che segna. Ha forse un primo tempo un po' più duro, però ci siamo ripresi nel secondo tempo e siamo primi. L'allenatore parlava di salvezza, ma voi siete in testa alla classifica? Ma il mister Ucchino è sempre così, non ne dà il spuntino, ne porta più su sempre. Secondo te questo successo aiuta ancora di più a fare bene? Sì, certo, siamo qui per vincere e se continuiamo così penso che ce la facciamo. Nino Bartolotta, direttore sportivo dell'Antillese, diversi giocatori fuori, soprattutto privi dei portieri diciamo, che sono partiti titolare. All'inizio una sconfitta qui con la nuova indipendente, che ci può anche stare? Ci può stare perché i ragazzi hanno giocato una bella partita corretta, diciamo. E noi abbiamo delle assenze importanti come Carmelo Cardone, l'altro Cardone, il difensore, per motivi di impegni di scuola è fuori, e Giampiero Massuieni purtroppo ci è venuto a mancare, e diciamo purtroppo siamo rimaneggiati, però fino a stiamo giocando discretamente, ci difendiamo con ordine, però la sconfitta ci può stare. Una sconfitta che lancia la nuova indipendente in testa alla classifica. Ma mi fa piacere per la nuova indipendente perché è una squadra della zona ionica che è ben messa in campo da un ottimo allenatore, quale Mimocchino. Siamo a 10 giorni o più dell'apertura del nuovo mercato invernale. Cosa bolle in pentola per quanto riguarda appunto l'Antillese, si deve rafforzare sicuramente qualche reparto? L'Antillese è in cerca di 2 o 3 giocatori, speriamo che a dicembre concludiamo, poi quello che avverrà è un buono per noi. Mimmo Chino, tecnico della squadra della nuova indipendente. Avete iniziato dicendo che vi dovevate salvare, ma la classifica dice un'altra cosa, siete in testa da questa sera. Vabbè, dice così, però noi non dobbiamo stare con i piedi per terra perché praticamente noi, il nostro programma era di fare un buon campionato e lanciare questi giovani per farli crescere.
però non siamo partiti proprio per vincere il campionato. Siamo oggi qua in prima in classifica, però dobbiamo stare con i piedi per terra per continuare con tranquillità, diciamo. Ma questi giorni sono cresciuto un po' in fretta. Ma stanno crescendo bene, perché se mi seguono, si allenano, quindi ascoltano i consigli e stanno andando benino comunque. Oggi un altro derby, un risultato acquisito alla fine dell'incontro, perché è sempre una partita aperta. Sì, il derby sono sempre tutti difficili, perché c'è la partita si incattivisce, perché c'è, diciamo, la rivalità, perché si conoscono tutti, perché c'è la voglia di ognuno di vincere, e quindi diventa sempre difficile. La squadra si è chiusa un pochino nel primo tempo, l'Antillo, poi nel secondo tempo abbiamo trovato qualche spazio in più e abbiamo segnato. Una squadra alla due, come dicevi, con tanti giovani che però ci sono delle persone, diciamo, più mature che aiutano a fare crescere questi giovani. Certamente, guai se non ci fossero più grandi, perché abbiamo, diciamo, la rosa è stata un po' sfoltita rispetto all'anno scorso, che mancano quattro giocatori importanti, e con questi ragazzi li abbiamo inseriti bene e la squadra sta andando bene. Secondo te la furcesità aiuta in questi derby, visto che sono molti giovani del luogo? Diciamo che la maggior parte sono tutti furci, c'è, tranne qualcheduno, Vlad, Miano, che sono, diciamo, di Santa Teresa, che poi si può dire che è di furci, sono tutti furcioti, e è importante questo, sì, perché giocano con il cuore e con la voglia. Tu hai incontrato il Ghibellina, secondo te è la squadra che può arrivare infine in fondo per vincere questo campionato? Il Ghibellina, secondo me, è una squadra completa, una squadra che può fare, può arrivare in fondo, però ha un handicap, che alcuni giocatori fuori casa, come Coppola, non gioca fuori casa, quindi sono dei svantaggi, perché fuori casa magari vanno a pareggiare, in casa cercano di vincerle tutte. Beh, lasciamo il campionato di seconda categoria e parlate di quello di terza, che sta entrando anche nel vivo questo torneo con l'Ali Terme e il Mandarici, che sono in testa alla classifica. Ma vediamo i risultati di questo girone B. Siamo giunti alla quarta giornata, che si deve recuperare ancora la prima giornata. Vediamo i risultati, Clara, e la classifica. Antillo Valdeoro Ali Terme 0-3, Città di Roccalumera Granili 0-1, Fiume di Nisi Lanza 6-1, Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco Mandarici 3-4, Limina Stella San Leone 3-0, Itala Francavilla 1-1. Per quanto riguarda la classifica, Ali Terme Mandarici 9, Graniti 6, Fiume di Nisi 6, Limina 6, Itala 4, Città di Roccalumera e Stella di San Leone 3, Francavilla 2, Antillo Valdegro 1, Lanza 1, Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco 1. Dicevamo all'interno dei Mandarici in testa, Filippo Ragusa, tecnico della squadra del Limina che in questo momento si trova al secondo posto in classifica. Un torneo abbastanza importante anche quest'anno, anche se sono usciti la Costignana, il SIA, che era in questo girone per quanto riguarda le squadre messinese, lo stesso Savoca, ovviamente però questo campionato di terza categoria è sempre più stimolante. Sì, come l'anno scorso, anche quest'anno un bel campionato, e certo non c'è più il Savoca, non c'è più la Costignana, il SIA, ma si sono aggiunte altre squadre come la Lì, come il Roccalumera, quindi è un campionato sempre valido, un bel campionato con squadre con ottimi giocatori, sempre a livello comunque dilettantistico, in cui lo spirito sportivo prevale alla lunga, e quindi sarà un bel campionato fino alla fine. Avete vinto contro la Stella San Leone, che gioca in Italia, di Messina per 3-0, mi sembra che hai ritrovato i due bomber, Marvin e Kevin Costa, e anche Paratore, che è un ottimo attaccante. Sì, una bella partita, abbiamo vinto 3-0, ma voglio dire, la partita non è stata così facile come sembra il risultato, un primo tempo abbastanza equilibrato contro questa Stella San Leone, che è un'ottima squadra formata da giocatori esperti
soprattutto in avanti con Aloisi, ci hanno messo in difficoltà, però poi tra virgolette abbiamo sfruttato il fattore campo con il nostro pubblico, c'era un pubblico delle grandi occasioni con una bella coreografia, voglio dire, delle belle soddisfazioni, insomma, avere un tifo così, e quindi poi siamo riusciti alla fine a spuntarla con appunto il gol dei nostri bomber Marvin e Paratore, e il è entrato Kelvin Costa, che era fuori per un lungo infortunio, dopo un anno e mezzo ha ripreso ed ha bagnato le solite con un gol. A differenza della seconda categoria, quello di terza è un campionato dove si segna abbastanza. E il bomber si mette sempre in luce. Non c'è, forse ci sono meno tatticismi, se possiamo chiamarli così, sempre dei campionati insomma minori, con delle difese più allegre, quindi magari è più facile segnare, ma di questo ne beneficia lo spettacolo, e logicamente le partite sono più belle per gli spettatori. Secondo te, visto la classifica attuale, Terme e Mandanice, alla luce anche dei risultati acquisiti sul campo, hanno qualcosa in più rispetto alle altre squadre? Sì, io penso di sì, perché Mandanici, insomma, era la vecchia Gioventù Furcese che ha trasferito tra virgolette quasi tutti i giocatori, facendo quest'anno degli innesti importanti. Hanno un ottimo allenatore che è Cacciola, e quindi sulla scia dell'anno scorso non possono che migliorarsi. E la Litterme invece è una squadra, diciamo, tra virgolette matricola, perché c'era 3 anni fa, se non erro, e ha vinto il campionato. Ricordate, diciamo, il gruppo è sempre quello, quindi secondo me sono le favorite del campionato tutte e due. E Carmelo Rigano, un giudizio su questo torneo, soprattutto perché secondo te questa città di Rocca Romera sta stentando pur avendo fatto una squadra abbastanza buona? Intanto è un bel torneo, in quanto formato da tutte le squadre ioniche. Forse dopo 2 anni si torna ad avere soltanto squadre della nostra Riviera. Poi il Città di Rocca Romera sicuramente era partita per fare un altro tipo di campionato, diciamo ancora siamo all'inizio, però è una nuova squadra formata da tanti giovani, anche più o meno esperti. Sta pagando secondo me questa partenza un po' così, però penso che alla fine si dovrebbe riprendere. Filippo Ragusa, parlando del campionato, del presidio del campionato, abbiamo questo all'interno limite, non arriva a casa la prossima volta. Una partita difficile, e la lì fino adesso, oltre ad essere imbattute una macchina da gol, c'è Briguglio che è il capocannoniere, che dire, speriamo insomma di fare la nostra bella figura lì, giocandoci la partita a viso aperto. La Litterme ha detto che è una macchina da gol, però gli attaccanti più forti forse ce l'ha il limite in questo momento, messi tutti insieme, anche se dall'altro lato c'è Ivano Briguglio, con tutto rispetto. Sicuramente anche noi siamo molto competitivi in avanti, e quindi anche io personalmente come allenatore del Limina sono ben fiducioso, e anche il nostro organico non solo in avanti ma anche negli altri reparti secondo me è ben collaudato, insomma è completo in ogni reparto, perché anche quest'anno abbiamo integrato la rosa con giovani, con giocatori di esperienza, e quindi teniamo anche noi a fare bene il nostro campionato e magari giocare sicuramente partita dopo partita, e poi alla fine tireremo anche noi le somme. All'inizio di questo torneo ho intervistato il tuo presidente Antonio Lisi e ha detto quantomeno dobbiamo essere nelle squadre di destra. Beh, il presidente è ambizioso, Antonio logicamente è un presidente insomma che vuole vincere presto e subito, però dalla mia piccola esperienza insomma che ho fatto nei vari campionati, dalla prima alla seconda, insomma alla terza, non basta soltanto fare una squadra sulla carta forte per vincere un campionato,
I campionati si vincono con una combinazione di fattori, ci vuole a volte anche la fortuna, ci vuole una squadra forte, ci vuole tutta una serie di componenti che poi alla fine fanno sì che la squadra insomma possa effettuare il salto di categoria. Ma non è facile vincere i campionati soltanto ad agosto facendo delle rose insomma formate da giocatori di categorie superiori, ci vogliono tutta una serie di componenti che poi è il campo insomma a dimostrare qual è la squadra migliore. Una componente importante voi ce l'avete, proprio il campo, dove potresti mettere in difficoltà molte altre squadre che non sono abituate a giocare sull'erbetta. Sì, effettivamente il nostro è un bel campo, credo che forse è l'unica struttura insomma, con l'erbetta naturale, tutti gli altri campi da Ormini, l'erbetta sintetica, insomma... Sono pochissimi campi in Sicilia, non so come lo pronunciare. Effettivamente c'è una bella struttura e... cerchiamo insomma di sfruttarla al massimo al 100% e già i primi risultati si sono visti già domenica scorsa in quanto siamo per fortuna riusciti a battere la Stella San Leone. Beh, adesso ci ascoltiamo le interviste che abbiamo realizzato con l'allenatore della squadra dell'Aliterno, l'attuale capolista insieme a Mandanici, Salvo Basile, poi abbiamo Giovanni Tringali che è il portiere, uno dei portieri della squadra dell'Aliterno, e Giovanni Carani è stato l'autore di uno dei gol che ha realizzato l'Aliterno contro l'Antillo Valdarò. E in più ci sono i gol della partita Fiume di Nisi Lanza. Salvo Basile, tecnico dell'Aliterno, terza partita, terza vittoria consecutiva in questo campionato di terza categoria. In pratica vi avviate a ripetere il torneo di 4 anni fa? Speriamo, lo state dicendo voi, noi ci proveremo con tutte le nostre forze, abbiamo cercato di allestire un gruppo di amici formato da persone che conosco molto bene anche fuori dal campo, pertanto vedersi al campo è un piacere e la cosa diventa estremamente più facile. Vincere il campionato è sempre difficilissimo, d'altronde su 12 squadre sarà solo una ad arrivare prima, noi ce la metteremo tutta. C'è questo binomio Salvo Basile e Ivan Briguglio che continua ancora in terza categoria? Ma questo si riallaccia al discorso che ho appena fatto, io prima di scegliere il giocatore scelgo gli uomini. Secondo me la mia squadra è fatta di uomini importanti, di persone serie, anche non giocatori fortissimi, non è il caso di Ivan Briguglio, per carità, che non sto qui a presentarvi perché lo si conosce bene, ma l'uomo viene prima di tutto. Da direttore sportivo sei ritornato di nuovo ad allenare, quali sono stati gli stimoli? Ma l'Aliterno ha un fascino particolare, quando si riuniscono tutte le forze, e questo è il caso, pare che ci sia un'attrazione che non ti fa dire no. Tutto qua, poi con la Ionica non ho avuto nessun diverbio, o sono in ottimi rapporti tuttora con tutti, è stata una scelta di cuore e loro l'hanno capita benissimo. Visto che ti sei rituffato in questo campionato di terza categoria, alla luce di queste prime giornate, rispetto al passato quali sono le novità? In generale ovviamente. Ma le novità rispetto alla scorsa terza categoria, che era un campionato fortissimo, ricordo bene che c'erano squadre allestite, forse è stata una terza categoria e di terza categoria aveva solo il nome, perché c'erano giocatori che scendevano dalla prima, dalla promozione. Questa è una terza categoria intanto con squadre numericamente inferiori perché siamo solo 12, allora eravamo 18, ma poi l'agonismo e i derby che ci sono ora lo renderanno piacevole come allora. Giovanni Catania, autore di uno dei gol dell'Aliterno, è all'esordio in questa stagione. Sì, mi sono fatto male prima della prima giornata, non vedevo l'ora di iniziare perché c'è un gruppo fantastico. Oggi è iniziato e ho iniziato bene. Diciamo che sono molto contento per aver fatto il primo gol che è servito alla vittoria. Descrivi questa azione di questo primo gol, come è stato? C'è stata una ribattuta in aria, io da fuori aria ho tirato e è andata bene. Il Val d'Agro però non è stata una squadra irresistibile? No, sicuramente non è una squadra irresistibile, però noi abbiamo un bel gruppo e per noi ogni partita puntiamo a vincerla.
Giovanni Tringale, portiere della squadra della Litterme. Dicevamo con Salvo Basile che c'era questo binomio con Ivan Briguglio, ma ci siamo dimenticati di te, che sei il terzo incomodo di questo tris. Noi camminiamo sempre insieme in queste piccole categorie. Abbiamo cercato di creare il vecchio gruppo della Litterme Calcio, ci ritroviamo di nuovo insieme e stiamo facendo venire altra gente insieme a noi per cercare di vincere anche questo campionato. Voi ovviamente ci credete in questo torneo, anche se quest'anno qualche squadra c'è che può lottare fino all'ultimo, tipo questo Mandanici? Certo, le squadre per vincere il campionato ci sono sempre. Noi abbiamo dei buoni presupposti per vincerlo, gli altri anche. Abbiamo anche un'intervista con il padrone dei graniti pugliesi, che ha vinto a Rocca Lumera per 1-0. Giuseppe Marano, attaccante della squadra del Graniti, un tuo gol e un successo importante perché esterno? Sì, certo, e mettiamo tutta la volontà per fare bene e vediamo un po' come finisce. Un Graniti rinnovato rispetto allo scorso anno? Sicuramente, certo, anche con alcuni innesti cerchiamo di fare meglio. Secondo te questo Graniti che campionato potrà fare? Alla luce anche di queste prime partite? Ah, lo vedo abbastanza tonico rispetto all'anno scorso. Il gol è stata una tua bravura oppure una disattenzione della difesa avversaria? Ma diciamo entrambe le cose. Dai, non prendo meriti e basta. Dai. Il nuovo tecnico del Graniti con quale schema vi fa giocare? 3-5-2 e penso che sia abbastanza buono. Come usate lo stesso schema in trasferta e in casa? Sì, salvo altre formazioni tattiche rispetto alle squadre che poi affronteremo. Salvatore Puglisi, presidente del Graniti, una squadra riorganizzata rispetto agli anni passati. Sì, giustamente noi abbiamo fatto qualcosa interno per la sistemazione, purtroppo la volta scorsa le abbiamo prese in casa e oggi noi eravamo convinti di fare il risultato e ci è riuscito. Un Graniti che negli anni passati si è distinto, una volta avete vinto addirittura il campionato. Sì, erano altri tempi, giustamente erano altri ragazzi che giustamente oggi non giocano più, però sono sempre nei nostri pensieri. Quindi noi abbiamo dall'anno scorso, anzi da 2 anni fa, abbiamo cercato di riprendere la squadra e cercare di fare dei bei risultati. Quest'anno ci sono anche tanti derby in terza categoria come in seconda, soprattutto quello con il Francavilla, con il Lanza, per quanto riguarda la Valle dell'Alcantara. Ma noi diciamo, non è che come agonismo siamo sempre lottati contro il Lanza, contro il Francavilla, anche avendo dei bei risultati ma anche qualche sconfitta che abbiamo preso in passato. Il Graniti quest'anno è migliore del Francavilla? Ma io penso di sì, sono convinto di sì. Poi i numeri ci danno ragione sicuramente. Una vittoria importante quella di oggi contro il Città di Rocca Lumera, che è matricola di questo campionato, però ha attrezzato una buona squadra. Sì, il Città di Rocca Lumera ha dei nomi che diciamo in passato hanno giocato come in altre squadre che io ricordo. Comunque si sono difese bene, abbastanza bene, ma noi giustamente il risultato l'abbiamo ottenuto anche con il tiro di Villino e la spizzico di Marano, quindi il risultato è arrivato. Cuore di presidente, questa squadra che campionato potrà fare alla luce anche di queste prime giornate del torneo? Ma io spero di arrivare quantomeno in classifica per fare i playoff, poi si vede giustamente andando per strada qualcosa succederà, o in bene o in meglio, speriamo in bene. Siamo nelle vicinanze di un nuovo mercato, quello invernale. I Graniti che cosa da apportare a questa squadra? No, io penso che ci vuole un po' di lavoro in più, come la squadra già secondo me va bene com'è, giustamente si deve modellare, i ragazzi, qualcuno che non si conosce sicuramente si deve amalgamare. Comunque siccome hanno buona volontà e sono dei bravi ragazzi veramente, sia come persone sia come giocatori, quindi io penso che il risultato va bene così per ora. Siamo in tempi ristretti dal punto di vista economico, questo Graniti ha sponsorizzazione, le istituzioni vi sono vicine?
Sì, qualcosina delle istituzioni anche fisicamente, non a livello comunale, ci arriva. Giustamente noi siamo in un entroterra che non è molto conosciuto, non ci sono attività, quindi noi della dirigenza supportiamo le spese, che poi giustamente oggi come oggi è difficile affrontare delle spese. Comunque cerchiamo di andare sempre avanti e vediamo, ci arrampichiamo un po' di qua e di là e qualcosa riusciremo a fare. Bene, al settore dilettantistico passiamo a quello giovanile. Come abbiamo detto all'inizio, c'è nei nostri studi Francesco Ferraro, centrocampista della squadra giovanissimi regionale della Ionica, che in questo momento è in testa alla classifica e è davanti a una squadra importante come Città di Messina. Francesco, una squadra allenata questa da Mimmo Moschella, una compagine che in questo momento avete perso mi sembra solo un punto. Sì, abbiamo perso sfortunatamente due punti. Avete fatto solo un pareggio. Sì, con il Camaro a casa, che dove siamo stati sfortunati, che all'ultimo minuto praticamente, con un nostro errore, non ora non possiamo essere a punteggio pieno. Però per ricompensare questo, ora noi stiamo provando con l'apporto del mister Moschella, insomma vincerle tutte, perché per vincere un campionato ci vuole tutto, pure la fortuna, che nelle ultime tre partite ce l'abbiamo avuta, perché abbiamo vinto due partite all'ultimo minuto, tranne quella scorsa che abbiamo vinto 3-0, dove siamo stati bravi a sfruttare un loro errore. E poi come ogni partita, cioè, quando facciamo un gol poi sappiamo andare avanti e chiudere subito la partita. La nostra è una squadra che fa anche tanti gol. Sì, vabbè, come tutte nei settori giovanili di solito è sempre così, no? Perché gli attacchi sono molto curati dai mister, che il nostro cioè, cura di più l'attacco che la difesa, però abbiamo anche una bella difesa e siamo la squadra che ha subito meno gol. Tu sei un centrocampista, nel senso che fai la fase difensiva e quella d'attacco? In teoria sì, dovrei. E il mister giocando con il 4-3-3 dobbiamo farlo per forza noi centrocampisti, no? Perché dobbiamo sia attaccare dando aiuto agli attaccanti che difendere, perché è giusto così. Qual è stata la squadra fino a questo momento che vi ha dato il filo da torcere? Ma secondo me la squadra più forte è la Cireale, che noi abbiamo incontrato la prima giornata dove abbiamo vinto 2-0 lì. Però hanno perso solo contro di noi, poi l'hanno vinte tutte, secondo me è la squadra che può benissimo arrivare sopra con noi a lottare. Non è un caso che voi siete in testa alla classifica in questo momento, perché l'anno scorso avete lottato fino all'ultimo per vincere anche il campionato. Sì, l'anno scorso con Mister Parisi poi siamo stati sfortunati a perdere uno scontro diretto, a pareggiarne uno in casa e non siamo riusciti a vincere il campionato, però le aspettative erano altre, cioè siamo partiti per salvarci come quest'anno e invece siamo ritrovati lì sopra. E tu ti sei ritrovato con un altro allenatore quest'anno, da Giacomo Parisi, che allena la squadra allievi regionale, siamo passati a Mimmo Moschella. Differenze tra questi due tecnici? Vabbè, magari il mister Moschella è alle prime armi con i ragazzi, perché aveva sempre allenato le persone più grandi, no? in terza, in seconda categoria. E invece il mister Giacomo sapeva di più, cioè ha sempre allenato i ragazzi, quindi ci sa fare, no? Però il mister Moschella può fare esperienza con noi e non cambia niente, cioè giochiamo sempre le stesse partite con la stessa mentalità. Moschella è quello che ogni tanto alza la voce in squadra. Sapete anche da fuori. Ci vuole, perché quando non scendiamo in campo in maniera giusta, in maniera corretta, è compito dell'allenatore anche quello, no? Farsi sentire per far sì che si vincano. Ci sono giocatori che sono già opzionati dalla squadra di superiore. Tu sei in quel contesto? Questo non lo so, dobbiamo chiedere al mister, no? Qualcuno. Chi è il capocannoniere della squadra? Ma il Miuccio, l'attaccante, e io siamo a pari gol, con 7 gol in 9 partite. Tanti gol per un centrocampista, visto che fai il ruolo di centrocampista. Sì, perché fai il centrocampista d'attacco? No, vabbè, quando sui calci d'angoli, sulle palle ferme, quest'anno finora l'abbiamo saputo sfruttare, ho fatto 7 gol, la maggior parte così.
Una domanda che può sembrare banale: come è nata te la passione per il calcio? Tuo nonno una volta a bimbo giocava. Ma quando sì, lui è stato il primo a portarmi allo stadio a vedere il Messina. No, a vedere il Messina, e da quel giorno mi ha colpito e mi sono appassionato. Bene, ringraziamo anche Francesco, ci siamo dilungati di parecchio questa sera, abbiamo ancora altre cose da dire. Sono stati avviati i campionati ormai di calcio a 5, sia maschile e sia anche quello femminile, che è partito per ultimo. Tante vittorie e soprattutto tanti gol. L'Istauga capolista insieme a Nicky Giardine per quanto riguarda il calcio a 5 maschile, ha vinto quasi tutte le partite insieme anche alla squadra giardinese, e si trova al primo posto con 12 punti insieme a Nicky Giardine, mentre al secondo posto troviamo la parrocchia Sant'Alessio con 10 punti. Claro, non ce l'hai questo risultato, quindi ti sto dicendo io. Invece per quanto riguarda il calcio femminile, era la prima giornata, il Sau è andato a vincere per 8-0 contro il Sant'Antonino, che è una squadra di Barcellona, quindi una vittoria importante anche per l'inizio di questa squadra, che è matricola di questo calcio a 5 femminile di Serie D. Quindi, ma ci sono tante altre squadre della prima regione che partecipano anche a questo campionato, soprattutto a quello maschile, tantissimi derby. Filippo, come sempre, c'è anche il Limera che gioca, quindi tu puoi dare un giudizio su questo campionato. Anche noi ci siamo... Tu sei il tecnico anche di questa squadra? Sì, anche io sono il tecnico del calcio a 5, quest'anno abbiamo provato questa nuova esperienza. Ti dirò, c'è anche qui un bel campionato ed è abbastanza seguito. Con le squadre insomma della Riviera Ionica, e noi abbiamo fatto fino adesso 3 punti con 2 sconfitte ed una vittoria. Comunque è un buon campionato dove insomma si possono divertire, si trova meno spazio anche nella squadra di calcio 11, e quindi c'è anche un ottimo livello di calcio. La Gazzetta Ionica quest'anno sta facendo delle cose in grande, soprattutto la direzione, il direttore sportivo Gianni Appi. Stiamo organizzando gli Oscar dello sport, ovviamente per premiare i giocatori che si sono messi più in vista nei vari tornei dilettantistici, ma anche quelli del settore giovanile, soprattutto anche, visto che considerato sta facendo bene anche il calcio a 5, sia maschile sia femminile. Per organizzare questo Oscar ovviamente ci vuole del tempo, il direttore Gianni Arpi sta facendo un regolamento in cui ovviamente voteremo noi giornalisti, ma anche gli allenatori ovviamente non possono votare i loro giocatori. Bene, siamo alla conclusione di questa trasmissione, di questo terzo appuntamento con Terzo Tempo. Ringraziamo Filippo Ragusa per la sua partecipazione. Grazie a te Filippo. Ringraziamento va anche alla Gazzetta Ionica e a colui insomma che è l'ideatore di questa trasmissione e di quello che ha dato insomma la visibilità al nostro calcio dilettantistico, che è Gianni Arpi. Una buona sera anche a Francesco Ferraro, e ovviamente un in bocca al lupo per la vittoria finale di questo campionato. Grazie, credo. Una buona sera anche a Carmelo Frigono, allenatore della squadra della Costignano. Grazie a tutti e buona sera. E una buona sera da parte nostra, di Clara e di me, e a tutti voi che ci seguite ovviamente con costanza da casa. L'appuntamento ovviamente per tutti voi è la prossima settimana.